Buongiorno e benvenuti in questo nuovo Vlogmas! Non la Se posso ridi, riprendi, esce così la figura. Cioè, io mi devo muovere in base a te in modo da farla sembrare ferma. supero veramente, non la posso superare. Io non arriverò a Inter a Natale. No, fai vedere cosa hai in testa. La tua sciarpa. Trovata di là e me la sono messa. Devo andare fuori a mettergli da mangiare. Fammi vedere come ce l'hai messa. Scusa, basta sto coso. Come cavolo si è combinato? Non ho capito, però esistono i cappelli quelli normali. Sì, ma l'ho lasciata all'emozione. Bra. Tutto questo per uscire in veranda, capito? Aspetta, devo uscire prima io che c'è tutto davanti. Faccio così e metto a fuoco. Per chi mi ascolta, è ubbidiente la mia macchinetta fotografica. Macchinetta, macchina fotografica si chiama. Oh, comunque, ciao a tutti. E questa fase, questo momento della serata, che sono le 23, è di sclero in questa casa. Sono le 23. No, che dico? Dai. Sono le 22:37. Vabbè, pare di 23. No, ma sono mica manuti. Un po'. Sono pochi, sono più verso le 23 che verso le 22. Ho capito, ma tu, mamma mia, tu sei la classica diva che dice, ma come fa? Ma io dico, se vai avanti 20 minuti, come fanno se sei preso in ritardo? Perché sono puntuale, puntuale con il mio ritardo, capito? Cioè io sono puntuale secondo gli orari che mi do, non so se mi spiego. Io ho una mia puntualità. Se Valeria gli ha dato un orario, penso che l'abbiamo detto questa cosa. Mi sembra che l'abbiamo detto, può essere, non lo so. Però per chi ancora non la conosce, cioè, se Valeria gli dici ci vediamo alle 12:30 in tale posto, lei alle 12:30 esce da casa, non è che si fa trovare in tale posto. Non so se mi sono stato spiegato. Però ricordatevi, l'unico giorno in cui sono state in anticipo, non in ritardo, neanche puntuali, in anticipo. Il giorno del matrimonio, sì, è perché ho fatto una scommessa e dovevo vincerla. Comunque, nel frattempo che qua tutta la popolazione sta mangiando questo sottofondo di croccantini, che, di cose che scrocchiano, sono croccantini. Noi, guarda che bello di sera la nostra entrata. Dai, guarda che meraviglia. Tutto magico, luminoso. I love you. Noi nel frattempo stiamo continuando a lavorare al vlog. Del, tu forse l'hai, no, tu sicuro l'hai visto questo, del 12. E quindi, vedi, ti faccio vedere. Luce soffusa, praticamente non c'è luce, se non un faretto. E noi siamo qua. Qui, dove siamo? Qui, dove appoggio? Se la metto qua, ci prende qua, guarda che carino. No, a metà ci prendi. Guarda che bella polvere che c'è, eh? Bella, interessante. No, questa si vede tutto in alta risoluzione HD. Comunque, full HD. Dietro di noi ancora le scatole delle cose che abbiamo tolto. E ora stiamo facendo il controllo del vlog di giorno 12, che tu sicuramente hai visto. Controllo dell'inizio. Controllo dell'inizio, ancora abbiamo finito di montarlo. Ma questo vlog lo sta montando Daniele, come altri vlog che hai visto, perché il montaggio è una cosa che piace pure a lui. A te ti piace tanto, vero? È bello, il montaggio è bello. Vedi che sei fuori. Vieni qua, che sei. Quello che ho montato stamattina con la luce al ritmo di musica. Ah. Ti devo insegnare tutto io a te. Qual era? Quella di Rolica? No, sì. Allora, io amo pure montare tantissimi video, ma ho pochissimo tempo, quindi quando non ho tempo lo fa Daniele. Che la sera arrivo un po' più tardi, quindi. Io, tu. Io dico, sì, riesco ad arrivare in questa a mezzanotte. Casa, allora, in questa casa siamo ben sincronizzati, perché io mi sveglio presto la mattina e sono subito attiva. Proprio io vado bella spedita la mattina, lui invece è un diesel la mattina. La sera io perdo tantissimo di vitalità, cioè io dopo le 21 non valgo più niente. Io mangio, mi faccio tutta la cucina sistemata, perché insieme mai succede qualche cosa. No, a parte gli scherzi. Comunque mia nonna è bella, la fa la sera prima, perché ci insieme c'è qualche cosa. Però, o casomai viene qualcuno alle 23 di sera, giustamente, potrebbe venire qualcuno. Comunque, perché ci sono pure le 23 di mattina, effettivamente.
scemo. Dai, ma perché non mi capisci mai? Io non so come sollevarti, aspetta, perché tu... Non è compresa, ma perché pare che siamo in un film horror? C'è il faro. Ah, così bastava metterlo, hai visto? Ma 59, va bene. Comunque, come dicevo, prima che mi... Ti ho detto che alle 23? Alle 23 di sera. Se mai arriva qualcuno. Alle 23, se mai viene qualcuno, perché c'è sempre questa frase da noi a casa. Casomai viene qualcuno. Mi faccio sempre la cucina, la sistemo. No, perché la sensazione è quando mi sveglio vedo la cucina sistemata. È un peso in meno la mattina. E dopodiché io non valgo più niente. Daniele invece è bello attivo e può fare tipo fino a luna di notte smontare cose. Io sono un Batman. Io qua. Wow. Ok. Abbiamo musica. Questo. Aspetta, fammi vedere questa qua. Riprese e ci vediamo dopo. Ciao ciao. Ci sta meglio. Sì, mi piace. Mi piace questa cosa. Brava, l'aiuto regia mi sta piacendo. Sto giubbotto. Grazie di giubbotto, 3 ore e mezza. Sto bene. Ho trovato una mia dimensione. Perché inizia a illuminarsi anche la giornata. E vai crescendo la musica. È vero, guarda. Scherzando, ridere, cosa seria, bellissimo secondo me, ci sta benissimo. Smetti, Dani, non prendere in giro. Ci deve essere un gioco tra una sintonia, un'armonia tra musica e immagini. Vedi, mi stai facendo capire che il problema sono io. Oh. Ma dai, ma io ci avevo creduto. Questo è il parcheggio del nuovo, Sei serio? C'era un bar, non ti parcheggiavi, c'era un bar. Ma no, al centro, che sapevo io? Ma scusa, ma il volume me l'hai rialzato. Non ce la posso fare. Mi devi rialzare il volume lì. Ma ci stiamo rendendo conto. No, ma sei serio veramente? Allora, devi fare l'assistente. Fai vergognati. L'assistente gentilmente. Vergognati, aspetta. Vergogna. Vergogna. Aia. Che lignata. Mi sei fatto male, quanto mi dispiace. Dove si era abbassato? Si era bloccato, non si era abbassato. Allora, vedi, non era colpa mia. 14 sei lenta però, quanti tagli che mi fai fare? Se non posso fare grandi cose, posso fare piccole cose in un modo fantastico. Martin Luther King. Piccole cose fatte con il cuore, questo è il trucco di vivere bene. Possiamo salutare. Cioccolatino. Ah giusto, non lo dimenticavo. 14, vado un altro subito. Che fortuna. Tu studiaste prima. Questo qua, vediamo qual è. Caramel milk chocolate. È mio. Posalo là. Posalo là. No, non è mio. Te ne ho lasciato già uno. È mio. Va bene. Questo è mio. Già senti. Di questo qua te ne avevo lasciato mezzo già. Non ti preoccupare. Allora, adesso faccio una cosa carina. Come si chiama questo? Che stai facendo di carino? Stasera il film lo affidiamo al fado. Ma questo era filmato. Questo era filmato. Ma non mi... perché li metti proprio su questo coso che è importante? Mannaggia, la fissata, non ti serve a niente quello. A me serve, va bene. È un mio documento personale. Mi hai fatto perdere il film, mannaia. È un mio documento personale, pezzi carta, Mannaggia la miseria. Mamma mia, che sei proprio. Va. Che cosa stai facendo? Sto facendo la lista dei film. Qui devi guardare. Qui devi guardare, qui. C'erano dei foglietti qua sparsi. Allora io che faccio? Mi scrivo i titoli dei film e poi lo affidiamo, la scelta la affidiamo al caso. Come si applica il ragazzo? Guarda che bravo. Ma come sei carino.
Se c'è una cosa che non mi piace, mi addormento nel divano e poi vado a torcicollo. Buonanotte. Facciamo ora? Possiamo. Mi faccio. Non è che se mescoli di più. Io prendo. Sto Andiamo. firmando la mia condanna così. Se non mi piace non ce lo vediamo, Sì, te lo dico. mamma. Prendo questo. Natale al Plaza. Che cos'è? Vediamo. No, se non mi piace no. Te lo dico. Sta zitta. Ormai il destino ha scelto. No, non mi piace sicuro. Natale Al al Plaza. Aprire Plaza. c'è scritto perché. Ah, Prime. Aprire. Prime. Sembra una R, non è. Allora, quando la storiografa Jessica viene assunta per creare l'esposizione di Natale sulla storia del Plaza, trova più di quello che cercava mentre collabora con l'affascinante decoratore Nick per dare vita all'esposizione. Mi piace. Ti piace? Hai visto? Ma tutti questi qua dentro sono tutti romantici, vero? Sì. Bravo. Allora non c'è problema. No, pensavo che c'erano pure tipo quelli là. No, quelli me li Tipo il vedo solo. cinepanettone, queste cose No, qua. cinepanettoni non ne vedo. Al limite mi posso vedere qualche cartone animato su Disney. Comunque, noi ti consigliamo. Non è vero, non te lo consigliamo perché ancora non l'abbiamo visto, quindi non te lo possiamo consigliare. Ma stasera ci vedremo questo. Sì, tutto si vede. Oh, metti a fuoco. Visto come mi sente quando glielo dico? Wow, hai visto? Visto come mi ascolta? Abbiamo la macchina fotografica Whee! domotica. Avanti! Natale al Plaza. Siamo arrivati alla fine di questo vlogmas, si avvicina sempre di più il Natale e noi siamo sempre più esauriti e tanto Non si altro. può dire. Ma noi speriamo come sempre di averti tenuto compagnia e ti chiediamo sempre al solito di commentare e lasciare un like. Ci vediamo alla prossima, cioè domani, come sempre un buon e Tutto. soprattutto, Scialatela. nonostante tutto, a presto, ciao ciao!